Ciao a tutti. Allora, eccoci qua con un romanzo di Agatha Christie. Per prima cosa vi ringrazio di essere qua ad ascoltarmi. Vi invito a iscrivervi al canale e anche ad attivare se volete la campanella, così riceverete le notifiche dei prossimi video. Allora, il romanzo di cui voglio parlarvi è L'assassinio di Roger Ycroft. È il primo in cui compare Poirot. Poirot compare in effetti soltanto nel terzo capitolo, perché prima ci viene descritto questo paesino che è King's Abbot, e immediatamente abbiamo a che fare sin dal primo capitolo con un morto, una morte sospetta, che è quella della signora Ferrars. Sulla morte di questa signora ci sono dei dubbi. Perché? Perché è morta a causa di un'eccessiva dose di barbiturici. Il fidanzato della signora e il medico, il dottor Shepard, pensano a un incidente, mentre invece la sorella del dottor Shepard è assolutamente convinta che la signora sia stata uccisa. Ma siccome la sorella è anche la pettegola del paese, è chiaro che non viene presa molto in considerazione all'inizio. Quindi il romanzo per i primi tre capitoli si snoda raccontandoci di questa morte e introducendo alcuni personaggi che sono un po' simili così alla commedia dell'arte, cioè abbiamo la ragazza che deve sposare, alle maschere della commedia dell'arte, alla ragazza che deve sposarsi per salvare i beni di famiglia. Il medico del paese, la sorella pettegola del medico del paese, il fidanzato che rimane deluso. Questa è la situazione. È un paese pieno di pettegolezzi. In realtà il protagonista dei primi romanzi è King's Abbot, che è questo paesino inventato, un paesino sonnecchioso, un paesino dove tutto è fermo, dove tutto è tranquillo, ma troppo tranquillo. E dove l'unico divertimento, l'unico svago è appunto il pettegolezzo. Nel terzo capitolo invece incontriamo Poirot. Poirot che viene descritto sin dal titolo il coltivatore di zucche. Perché? Perché Poirot è in pensione. È arrivato a King's Abbot da un anno, si è messo a coltivare il giardino pensando di essere felice così, e invece si rende velocemente conto nel giro di un anno che trova quella vita, la vita di paese, estremamente noiosa e rimpiange di aver smesso di praticare il suo lavoro, perché l'unica cosa che davvero rende felice Poirot è studiare la natura umana. Queste informazioni le riceviamo grazie a un dialogo che avviene tra il dottor Shepard e Poirot quando si incontrano e fanno amicizia. Come fanno amicizia? Beh, Poirot, arrabbiato, stufo di coltivare zucche, ne calcia una e questa zucca finisce nel giardino del dottor Shepard, mancandolo per poco. All'inizio il dottor Shepard si risente molto, ma Poirot lo chiede scusa, promette di non farlo più e i due iniziano a parlare, così si raccontano delle cose di vita e diventano amici. Da quel momento in poi, a parte il fatto che Shepard per un po' pensa che Poirot sia un barbiere in pensione, questo lo immaginiamo il perché per la sua testa uovo curatissima, ma soprattutto per i suoi baffi, insomma, a un certo punto, grazie all'intervento di Poirot, diventa evidente che la signora Ferrars è stata uccisa e non si è né suicidata né è stato un errore. E da lì si dipana il giallo. È un thriller molto ben scritto, ancora forse un po' narrativo, tant'è che quando esce nel 1930 o 29, adesso non ricordo bene, gli esperti di Crime Story accusano la Christie di aver barato un po', di aver un po' giocato, insomma, con quelle che dovevano essere le prove che conducevano il lettore a arrivare alla conclusione.
Da quel momento in poi, ripeto, dal terzo capitolo, c'è un colpo di scena dietro l'altro, sino alla fine praticamente. Io vi consiglio di leggerlo perché è sicuramente uno dei meno conosciuti e anche meno rappresentati in televisione, ma è molto molto interessante. Io l'ho letto in un'edizione che recava una prefazione addirittura di Sciascia, il quale paragonava il King's Abbot, cioè il paesino, alla Catalogna citata da Orwell. Io qua prendo gli appunti perché voglio citare esattamente cosa dicono i due scrittori. Allora, in omaggio alla Catalogna, che Orwell scrive nel 38, Orwell descrive in omaggio alla Catalogna, la Catalogna esattamente come Sciascia percepisce il paesino di King's Abbot. Allora, oggi diremmo dunque, il romanzo Orwell è del 38, il romanzo della Christie è del 29, e secondo Sciascia, il romanzo della Christie descrive un'Inghilterra di sogno, patinata e illusoria, tutto dormiente nel profondo sonno dell'Inghilterra, dal quale temo a volte che non ci sveglieremo fino a quando non ne saremo tratti in sussulto dallo scoppio delle bombe. Diciamo che secondo Sciascia, King's Abbot, se non è ancora stato risvegliato dalle bombe dei tedeschi, è stato sicuramente risvegliato dall'esplodere di tutte le reti amicali e parentali all'interno del paese, a seguito appunto dei delitti che sono avvenuti. La prima edizione italiana di questo romanzo della Christie è del 1930 e aveva un titolo diverso, Dalle 9 alle 10. Con questo vi saluto, spero di avervi dato un suggerimento che ha attirato la vostra curiosità. Ci vediamo giovedì prossimo. Un abbraccio. Ciao.